Senti, cominciamo a parlare un pochino di quello che interessa naturalmente a molti nostri ascoltatori. Parliamo di caffè, quindi. Abbiamo parlato molto dell'approccio sociale e di produzione. Parliamo invece di caffè. Quanto caffè coltivate, a che quote, che varietà? E quelle informazioni che stanno sui pacchetti, insomma. Certo, quello sui pacchetti. Allora, innanzitutto ci teniamo a dire che noi coltiviamo, produciamo e importiamo solamente caffè specialty, e questo vuol dire quindi dare tutta una serie di attenzioni al processo molto particolari. E i nostri coltivi sono più o meno sparsi tra i 1500 metri e i 2002, ma il grosso, io direi il 90% dei nostri caffè è prodotto tra i 1800 e i 2000 metri di altezza, Ok, quindi sì, bene. 200 metri, condizioni veramente ottimali. E, come ho detto, sono tutti caffè specialty e abbiamo i nostri lotti un po' più entry level, quelli coltivati a più basse altitudini, che sono caffè che hanno dei profili intorno agli 84 punti di tazza, dei lavati, e arriviamo poi fino a degli 88 punti di tazza con dei caffè naturali che sono stati un po' il fiore all'occhiello del nostro lavoro quest'anno. Importante. Una domanda, entry level perché sono più facili da coltivare, perché danno meno complicazioni e perché sono più facili da raggiungere semplicemente come aree? No, guarda, i coltivi che sono alle altezze più basse sono coltivi molto produttivi in termini di quantità, ma che in termini qualitativi iniziano a soffrire e quindi non raggiungono gli standard di eccellenza dei caffè coltivati in altura. Questo per due fattori. Il primo, puramente proprio ecologico, il caffè ama. Come non il caffè ama, il caffè dà il meglio di sé in quelle condizioni in cui ci sono delle escursioni termiche tra la notte e il giorno, tra magari la stagione secca e umida, e quindi in altezza. Questo permette di avere un profilo di intazza, ma proprio anche un profilo nel frutto fresco, nella ciliegia, una concentrazione di zuccheri, una produzione di pigmenti naturali molto accentuata. A bassa quota questo avviene di meno, un po' come le arance Sì. sono buonissime, ai tropici dove non c'è lo sbalzo giorno notte non cambiano neanche di colore, quindi trovi le arance ma verdi. Il caffè è la stessa cosa, bassa quota rende meno e in più col cambiamento climatico oggi a bassa quota si hanno grandi problemi di coltivazione. Funghi, patogeni, insetti ai quali bisogna rispondere poi magari con metodi chimici. Per questo, anche a livello internazionale, il cambiamento climatico sta impattando molto la produzione del caffè, proprio perché molte zone che prima vivevano su quello oggi vanno in difficoltà e si Certo. ritrovano a dover fare cambiamenti drastici anche nella vita delle persone. Certo, una domanda che poi forse alcuni ascoltatori si fanno, perché sul pacchetto leggiamo che ok, più in alto meglio è, quindi perché non in altissimo? Dove sono invece i limiti al contrario, nel troppo alto? Ebbene, è troppo alto perché poi la pianta fa fatica, stenta e non produce sufficientemente. Nella zona dove noi siamo, perché chiaramente ogni posto poi è influenzato dalla latitudine, l'esposizione, eccetera. Quindi in Perù, nella zona dove noi siamo, in questo momento il limite di una pianta produttiva sta sui 2150 metri. Intorno ai 2000 metri la pianta vive, produce, ma pochissimo. Però questo è una continua ascesa anno dopo anno, purtroppo. Certo, E le temperature stanno cambiando, per cui. quindi noi siamo fortunati perché dove noi siamo, diciamo, abbiamo molto spazio per crescere e anche le fasce di calore, diciamo, vanno in altezza. Noi siamo di base a 1800 metri, quindi insomma, ottimo. Che sarebbero zone alpine meravigliose per le vacanze in Italia. Di eterna primavera, fondamentalmente. Ma in questo vi invidiamo molto. Anche per gli appassionati di caffè, grandi cambiamenti. Per esempio,
Si prevede che in molte zone si abbandoneranno i coltivi di arabica a favore di quelli di robusta, proprio perché magari zone di caffeicole, di quelle altezze ormai ibride, 1200, 1300, 1400 metri, diventano fruibili per la coltivazione di arabica, Robusta. di robusta. Che come dice il nome è anche più robusta perché ha una quantità maggiore di caffeina, quindi è più resistente ai patogeni, e invece scomparirà la produzione dell'arabica, diventa economicamente svantaggiosa da produrre. Quindi Certo. in genere, io lo dico sempre agli appassionati di caffè e cacao, anche se ci tieni alla tua bevanda preferita, per favore, aiuta anche l'ambiente perché... Certo, probabilmente forse spendi un pochino di più, in qualche modo, e abbi cura di altri aspetti. Un pochino di più, io sui giornali in questi giorni tutta questa cosa dei caffè che arrivano a 1,20 euro, è arrivato il caffè, ragazzi. Stiamo scherzando, sì. Eh sì, purtroppo è un prodotto che soffre davvero questo suo essere estremamente di servizio, no? Serve solo a svegliarmi la mattina e basta. Per cui questo è ancora un po' duro a morire come approccio, come idea. Senti, Purtroppo ci riteniamo la patria del caffè, ma poi abbiamo questa relazione strana, no? sì, approccio un po' barbaro. Sì. Diciamo che riconosciamo la qualità in molti prodotti, caffè. Olio, vino, pasta, ma nel caffè non vogliamo riconoscerla. Senti, però sono sicuro che chi ci ascolta invece la riconosce come. Per cui, parlando di varietà, cosa coltivate? Allora, noi coltiviamo molte varietà, nel senso che faccio un breve excursus storico. La maggior parte dei nostri lotti sono lotti iniziati a coltivare dai papà o dai nonni dei nostri farmer, quindi molto tempo fa. Erano lotti dove si coltivava quasi prevalentemente tipica. Ok, poi negli anni 80-90 c'è stato una massiccia pressione da parte dell'agricoltura industriale convenzionale e quindi queste persone hanno abbandonato la coltivazione del tipica a favore di tutta una serie di cloni brasiliani e non solo, all'inizio tanto Catimor e poi dopo i cloni brasiliani. E quindi gli appezzamenti di terra presenti che sono già in produzione, quindi non parlo di quelli nuovi che partono da zero, sono una specie di mosaico Mosaico. di tipica, Catimor e cloni del Catimor, Costa Rica 95, Gran Colombia, che in genere costituiscono almeno il 50% dei coltivi, e poi tanti altri cloni, Borbone Rosso, Catuai, Pace, adesso in tempi più recenti anche Pacamara, eccetera. E quindi noi rispettiamo questa conformazione storica, lavoriamo con i singoli produttori e i nostri caffè, che sono assemblati a partire proprio da delle unità territoriali topografiche per rispettare il clima, le persone, quindi sono fatti da questa mescolanza di caffè.